Buonasera amici YouTube e benvenuti al giorno numero 2 della mia lunga partita Final Fantasy XII. Dobbiamo andare da un certo Dalan, ricordo chi è. È una sorta di vecchio saggio di Rabanastre, uno di quei tizi anziani che sanno sempre tutto. E si deve passare per la città bassa per poter incominciare questa missione che in realtà sarebbe primaria, però è di una noia mortale secondo me, ma dobbiamo per forza fare. Per poter andare avanti e proseguire. Nel frattempo cercare anche di cacciare il secondo ricercato di questa avventura. Quella è una missione secondaria, ma mi piacciono i ricercati, perciò dovremmo cercare di prenderne un po' il più possibile, senza, magari evitando di disturbare quelli più complicati, più bastardi con milioni di HP, che non ti danno una ricompensa tale da poter giustificare il loro omicidio. Se non per questioni prettamente personali. Sono estremamente baffuto e barbuto e per pigrizia personale. Che per molti giorni non ho avuto la possibilità di utilizzare un microfono, quindi il lavoro è andato a ridento. E sto testando ora il nuovo microfono, che sembra andare piuttosto bene con quanto è grosso e quanto è costato. E però non ho avuto la forza per tagliarmi anche la barba e rendermi presentabile. Perciò perdonatemi, mi aggiusterò soltanto i capelli per evitare la riga in mezzo al cranio. Che è la cosa che mi dà più fastidio. Salve! Si temevano attacchi da pirati, ma alla fine tutto è andato liscio. Quali pirati in Final Fantasy XII? Ok, ce n'è qualcuno. Anche per merito nostro, ora sei libero di andare dove vuoi. Non ho visto nessun pirata, signor soldato imperiale, ma va bene. Si scende? Da che parte si scende? Non lo so, forse qua. Ho visto della luce in fondo al tunnel. Non dovrei seguirla, di solito. No, è la mappa. Siamo già armati, abbiamo già cambiato arma, credo. Sì, abbiamo una spada larga che toglie, credo, due parametri in più di qualunque cosa avessimo prima. Poteva essere una daga? Probabilmente sì. Scusi, sono finito dentro qualcuno. Si scende? No, quello è il negozio di difesa, si scende lì. Bella anche la città sotterranea di Rabanastra, la città bassa, come si suol dire. Devo cercare di restare in mezzo all'inquadratura. Sì, qui. Affascinante. Rabanastra è un po' Tatooine, tanto per ricordare, fare un altro fare l'ennesima citazione a Guerre Stellari, ma è il gioco che la fa, non di certo io. Ok, qualcuno potrebbe anche pensare al primo Assassin's Creed, ma adesso stiamo un pochino forzando la nostra mente. Salve! Ma qual è il nome di voi creature porche? Una volta qui c'erano depositi e magazzini e non ci si poteva abitare. Poi con qualche accorgimento, guarda, state benissimo, è fantastico. Io vorrei più vivere di sotto che di sopra. Bene. No, sono i Banga che vendono pezzi di legno. Maiali che ti spostano con la cresta. Lei non parla. Che viene qualcosa da nascondere probabilmente. Carne. È un kebab. Ditemi che non è un kebab. Mio Dio, è un kebab. C'è la kebabberia a Rabanastre. Qualcosa enorme che sembra qualcosa che troveresti nello sgabuzzino di Hannibal Lecter. È un pezzo di kebab che viene dagli animali chiamati kebab che devono essere enormi per avere tutta quella carne. Ok, non so come si fa un kebab, ma non lo voglio neanche sapere. Io mangio pasta, sono italiano. I grandi io non li capisco. Prima dicevano che qui era impossibile abitare. C'è un porco che ti spiega. Sono molto forti se sopportano così la situazione. Ma cosa penseranno davvero? Ci sono i lati positivi. Si vive insieme. Guarda questo che vende i meloni, le angurie, le zuppe, la gelatina. Ciao, chiunque esso sia. Secondo me non è un modo così orribile per vivere, eh. Certo, l'aria diventa un po' irrespirabile dopo un po' con tutto questo sudore. Infatti vedo i raggi di luce molto ben visibili, vuol dire che c'è del pulviscolo nell'aria. Sì, ho già parlato con lei. Sì, infatti dovrei andare dal vecchio Dalan. Ma sto continuando ad andare sempre nei soliti posti perché sono affascinato da tutto ciò. Bello anche il tema musicale di Rabanastre di sotto.
Non potevo tornare per il blocco del transito, allora sono andato a vedere la parata. Ha fatto bene. Anche mia figlia ci sarebbe venuta volentieri, così adesso è arrabbiata con me. Ho dovuto spiegarle tutto, ora sono arrivato al perché bisogna fare come dice l'impero. Ah, la parte più difficile del discorso. Mi dispiace veramente per te. Adesso si va di qua. Ah, si risale. Quindi non è importante per noi. Qui credo che si vada, sì, nella zona sud della città sotterranea, che è dove dovremo trovare Dallan. Ma prima, se riusciamo a parlare con qualcun altro, per capire il maggior numero di cose possibili sul mondo di Final Fantasy XII, su Hyvalis forse saremmo più felici. Quest'acqua proviene dal grande fiume del deserto est di Dalmas, che arriva qui attraverso i canali sotterranei della città bassa. Dicono che in fondo ai canali, dove non va mai nessuno, si nasconde un mostro terrificante. Indovinate un po'? Il primo boss di questo gioco. Non sono felice di ricordarmelo. È un Sikh! È un Sikh! Finalmente l'ho saputo, ci ho messo 3 ore di gioco, due. Quell'anziano ha perso un figlio in guerra, io ho perso un fratello ma non mi ricordo, odia talmente l'impero che ho paura che possa fare qualche pazzia. Dov'è questo signore anziano con il quale potrei parlare e con cui potrei condividere il mio dolore? L'ho già perso. Il kebab abbonda. Il console può dire quello che vuole, ma noi della città bassa non gli crediamo. Sono stati lui e i suoi a ridurci come siamo. Bravo, ovviamente hai capito. Uno che ha capito. Donna protettiva. Mio marito è morto in guerra, è morto per proteggere la sua famiglia. L'unica cosa che mi fa andare avanti è il desiderio di garantire un futuro ai bambini. Ha anche un nome, Milha. E mi dispiace, Milha. Storia di tanta gente, però, eh. Che coraggio hai. Ha fischiato la parata, anch'io avrei voluto. Non t'ha sentito nessuno. Kites, il nostro vecchio amico Kites, quello con cui ripulivamo la fogna. Vanna, che oggi in cerca di topi, entra dalla porta sulla destra del deposito 5. Non ancora, dopo. È lì che devo andare. Ma perché i personaggi di certi giochi di ruolo ti dicono, ti sputtanano prima quello che deve accadere? Donna che odia l'impero lo scrivono come se fosse l'unica. Il nuovo console è qui, chi se ne importa? Questa resta sempre la nostra città. Bravi. Cosa vende Ciccio? Ciccio cosa vende? Non credo. Cioè, gli affari vanno malissimo, ma se tu vendi in mezzo alla discarica è normale. Abbiamo 11 pozioni. Che ne prendiamo qualcuna? Boh. Serviranno. Nella città bassa abitano gli orfani di guerra. Devi vedere che entusiasmo e che voglia di vivere. È ironico. Non posso gridarlo, ma c'è un gruppo che vuole lottare per riprendersi dal Masca. Di scontri però ne abbiamo avuti fin troppi. Mi dispiace. Ora potremmo incamminarci verso sud. Con veemenza e tracotanza. Ho chiesto ai grandi perché dobbiamo vivere sottoterra. Vuoi saperlo anche perché? Non lo so, che sono il peggior cretino. Scusate il computer. Sono il peggior cretino possibile. Sì, mi interessa. Prima abitavamo tutti di sopra, anch'io, ma non mi ricordo. Poi c'è stata la guerra, no? E Dalmasca ha perso. Così adesso è l'impero che comanda. Balzac non parla. No. Ha un nome proprio e non parla. Se non è una presa in giro questa. Perché rido? Pensavo al discorso del. Era un discreto discorso. C'è gente che ci ha creduto lassù di sopra. L'ha studiato così bene che fa perfino ridere, figurati se pensa davvero quello che ho detto. Ah, perché tu ci credi? Ci speri addirittura. Però era un buon discorso. Cioè, i politici vanno giudicati da quanto bravi sono a mentire, non da quanto dicono la verità, altrimenti saremmo finiti. Negoziante strano. Che vende tombe? No, credo armi anche. C'è sempre i soliti due pezzi di legno sopra. Guardate le ventole! Il sistema di areazione dei bassifondi di Rabanastra, non è niente male. Venite gente, guardate gente, armi che io stesso ho fabbricato, di capolavori, ma non in vendita. Certo, è strano. Posso capire, andiamo a sud. E arrivando a sud lo trovi segnato sulla mappa in basso, sì, ma si va. È qua, non me lo devi dire, cioè, sto già entrando nel rione sud. Nel rione sud c'è una bella piazza con un giardino, non è male. Eccola. No, stavo per cadere nell'acqua anche se è impossibile. Oh, questo è un bel posticino dove sedersi e leggere un libro. Se l'illuminazione lo permette, ma sembra di sì. Senza lavoro e senza soldi, che brutto mondo. Non dirlo a me.
Quel tipo rannicchiato che parla, dicono che fosse un avio pirata, sarà vero? E Vanlo deve per forza intervistarlo, deve sapere. Bisogna sempre mirare in alto, non pensare solo a combattere l'impero, bisogna continuare ad avere dei sogni. Quando i bambini di oggi saranno grandi, come sarà diventato questo mondo? Io sono ottimista, basta non rassegnarsi. Che frasi vuote, Samar. Non è l'uomo rannicchiato, però. Ma questo si è rannicchiato in faccia a me adesso, non credo. È un bambino. Anche la nostra identità, beh, quello dipende da te. Non viviamo ancora nel Grande Fratello di Orwell. E questo? No, questo è giovane annoiato. Posso parlare con l'avio pirata per farmi una cultura? Beh. Ci sono tre uscite che portano ai quartieri alti, ma qui vicino neanche una. Beh, meno male. Meno rotture di scatole, no? È un luogo privato questo per voi. Ami. Amico di Vanni, in teoria. Quello là in piazza non vende niente, non voglio fare una fine così. Avrò tanti soldi e sarò libero. Pff. Quello è il destino mio, cretino. Sotto la città bassa ci sono dei canali, ma sono pieni di mostri. Se proprio si è costretti ad andare, è meglio fare attenzione. Gli elementi in particolare sono terribili. Per evitarli non bisogna stare fermi a lungo, ok? Sì, perché comunque è carino. Ci sono gli habitat in Final Fantasy XII, specialmente nei luoghi selvaggi come le grandi pianure o le foreste. Non tutti i mostri ti attaccano alla stessa maniera o sono attirati da te nel medesimo modo. Alcuni infatti sono anche amici, nel senso che o ti ignorano o ti vengono vicino, ma non per colpirti, soltanto perché sono curiosi. E lì dipende da te, come ad esempio i Kyaktus ubriachi che abbiamo visto nel deserto. Secondo te i sogni possono diventare realtà e tu saresti matura? O servono solo a far dimenticare le cose brutte che ci succedono intorno? Una volta un signore serissimo mi ha detto che un giorno questo paese sarà di nuovo nostro. È uno che ha completato il gioco. Non dovresti saperlo. Sud. Ah, è vero, forse mi ha detto che potrebbero esserci le opzioni qui per modificare la telecamera. Più che altro la velocità. Ma non credo. Sottotitoli, formato schermo, velocità dell'immagine. Sono le uniche opzioni che trovo. E non credo si possano modificare. Quindi dovremmo cercare di abituarci a questa telecamera, cercando di utilizzare movimenti semplici e sinuosi. Comunque, ci sono delle scatolotte che non vanno assolutamente prese. Credo che una di quelle sia questa. C'è una possibilità. Per poter prendere un'arma abbastanza potente, non bisogna prendere quattro scatole, quattro di queste casse, di questi cestinoni che contengono gli oggetti, che si trovano sia fuori dalle città che dentro. E credo che la guida possa darmi una mano stavolta. Dovrebbe esserci scritto. Alabarda eccelsa, Giara 1. La vedi quella innocente giara del tesoro sul lato direttamente opposto della casa di Dalan? Io mi ricordo che casa di Dalan dovesse essere pressoché qua, ma mi sa che ho sbagliato direzione. Dalan era vicino a una di queste portone giganti. Sentiti pure libero di aprirla se vuoi, ma forse prima ti piacerebbe sapere che così facendo ti sarà preclusa qualsiasi possibilità di poter mettere le mani sulla leggendaria alabarda eccelsa. Per evitare crisi isteriche, dopo averne aperto una per ora, ti avvertiremo per tempo utile con questa soluzione. Ogni qualvolta si presenta a rischio. Probabile che sia lei. Sì, ho la mappa grossa Select, ricordarselo magari. È lei. Però è casa. No, 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 non è casa di Dalan. Pensavo di essere dove c'è la X, invece sono quel puntino maledetto a sinistra. No, 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 è lei, allora. Cioè, non è lei. Sta qua è buona, la possiamo prendere. Qualunque cosa contenga al suo interno. Ce ne sarà un'altra nella parte sud. Tesoro. Pozione, sai che roba poi, eh? Complimenti, mi avete sorpreso, sono sconvolto. Guardate la mia faccia. Vabbè, non rifiuterei mai una pozione, non sono così cattivo. E qua c'è una scatoletta. Scatoletta, non so quale sia il termine. Una giara.
Questa giara non va toccata, attenzione, questa giara non va toccata. Qualunque cosa contenga non è nulla in confronto a ciò che potremmo ottenere non prendendo uno di questi quattro tesori. Non che sia un'arma pazzesca, ma sarà utile nel corso del gioco. Una volta qui c'erano solo magazzini, per questo ci sono i collegamenti alle porte. Me l'ha detto il vecchio Dalan. Lo vedi? Sì, è una porta gigante che rotola via. Sembra un cerchio. Si raggiunge la porta sud. Solo questo è utilizzabile. Vabbè, quindi siete quasi chiusi all'interno dei sottofondi della città. Se qualcuno chiudesse quest'ultima porta sareste fregati. Spero che il comune di Rabanastre faccia qualcosa. Vanna, sei proprio tu! Guarda la mia faccia da poker. Quant'è che non ti fai vedere dal vecchio Dalan? Se vai adesso lo trovi. Vado subito. Dalan è un omino affascinante. Non combina niente nella trama del gioco, anzi non lo vedremo mai più, ma i suoi modi di fare, dove vive, il suo aspetto e anche la sua recitazione Esquisito tradiscono fan, Red un Spain. fascino. Come for a tip on how to secure something bigger and in Anche armor by il suo the East accento, Gate? suppongo, What? semi-arabo. You already heard about that? Indù, forse. Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell. Che belle I espressioni, want to mi know how to piace. sneak into the palace. Do They've got to tell. have some great stuff in there. Thought I'd partake. Not Fuma, one to fuma. mince words, Il are you, narghilè. boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures Ed è inside. un That's gran why bel I'm gonna do it. palazzo. To take back what's ours. Come fai a dir di no a questa faccia da cretino? So our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Però, Ah, now that I però, think on però. it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace vaults, a door, and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So, where's this magic stone? C'è da fare un po' di giri. Oh, I've had it for Sì, years. ma c'è da I fare lo can't stesso un po' di remember giri. where I've tucked it away. Ce l'ha in tasca sicuramente, è un bastardo. La pietra di cui parli, me la presteresti? Con quella si può entrare nel passaggio segreto del palazzo, giusto? Non è facile come credi, la mia pietra del crescente, non ha potenza magica. Bisogna restituirgliela con l'eliolite. Eliolite nel deserto, non si sa chi sia quella donna, la concubina di Dalan, o forse sua nipote, quindi non concubina di Dalan. O forse sì, ma non voglio pensarci. Chiedi a quelli della pianura e lo otterrai. Anche la pianura di Giza è un posto interessante. L'unica porta aperta. Procedi sempre in direzione sud e arriverai al villaggio. C'è un villaggio molto carino, la pianura di Giza poi si modifica in base alla stagione. Se passa un po' di tempo c'è la stagione delle piogge e non è più un deserto, ma è una prateria molto più affascinante con mostre diverse, diverse cose da fare, da ottenere. Poi ritorna al deserto con la stagione secca. L'eliolite, esci dalla porta sud, sì. Non ho detto granché altro, ma va bene. Attento a non farti male, grazie, grazie. Aiutante di Dalan, l'aiutante ufficiale, quindi ok la sua concubina. Se vai alla pianura di Giza è meglio avere una mappa, il mappiere lo trovi nella piazza delle porte, ma mi chiede dei soldi. Spero che mi chieda meno di 250 guild, ma penso di sì. Dovrebbe. Quindi si esce subito a destra, ma arriva Penelo, vero? Non ancora. Uscendo sì, però. Ho preso l'unica piglia possibile. Perché durante questa missione, che ribadisco non è molto divertente, quindi la taglierò con brutalità, si potrebbe anche andare ad affrontare il secondo ricercato. Non mi conviene affrontarlo da solo. È cattivello. Ma salvare ancora mi sembra eccessivo. Esce. Ah beh, il mappiere, facciamogli una domanda. Questa è Geddy la ciocobiera. Carina.
E chi non li conosce gli uccelli gialli alle tue spalle? Sono un efficientissimo mezzo di trasporto, anche il viaggio più lungo passerà in un attimo, quasi. 500 gui, ma siamo scemi? Vabbè, a parte che noi non ne abbiamo bisogno. Ma costano i ciocchi, poco costano, lo so. Se vivessi nel mondo di Final Fantasy, in un mondo di Final Fantasy, credo che cercherei di diventare allevatore di Chocobo, perché non mi vedo molto eroico. Non dimenticare, mi consigliano di salvare, ma guardate che non c'è nulla di così terrorizzante in realtà nella pianura di Giza al momento. Ma il mappiere, forse era nell'altra porta. Ciocobofilo! Ah, come vorrei fare un giretto sul Ciocobo! Vedi quegli uccelli nel recinto, sono Ciocobo! Gli monti in groppa e loro ti portano in giro. La durata della corsa è fissa? Ah, ok. E come fa a sapere? Ha un tassametro nel cervello. A seconda di dove ti molla può essere pericoloso. Ma basta che mi viene voglia di salirci. Correre liberi come il vento fra le pianure. Come l'amata Aring. Che però non corre libera come il vento per le pianure. Deve essere fantastico. Sì, le tue perversioni lasciale a te stesso. Io non voglio farne parte. Vorrei chiedere al mappiere quanto viene una mappa. Ma forse no, il mappiere è nel villaggio. Ah, scusa, Vanno. Il mappiere è nel villaggio, è vero, ce n'era uno là, quindi è logico che sia lui a vendermi la mappa giusta. Vedo già il villaggio, quella sorta di enorme punzone che si vede. In realtà non è proprio il villaggio, è una roccia, cos'era? Però il villaggio era lì. Penelo, raggiungimi al villaggio almeno. Che carini, quelli non sono mostri violenti. Credo di non averli mai affrontati nella mia vita. Proprio perché non venivano a cercarmi. Questa si può prendere, lo so. Pozioni, wow. Cioè, è un posto un po' brullo, però è affascinante a suo modo. E già che ci siamo, naturalmente. Un pochino di Exep non si rifiutano. Forse riusciamo a farlo fuori con un colpo solo. Livello 3, wow. Non ci batte nessuno. Ciao, mostriciattolo simpaticissimo e sculettante. Come va? Che carino. Che bello, mi gira attorno. Ciao. Spero che non debba mai ucciderti per un motivo. 44 qui, bene. Altra roba qui. 20 qui, bene. Iena, ah, queste sono le iene, ecco perché le avevo chiamate così nella prima parte del deserto, però quelle nel deserto sono lupi e queste sono iene, anche se sono tali e quali ai lupi che sono tali e quali alle iene. Ok. Basta non sbagliarsi. In light. Consultare il bestiario per sapere cose su cosa abbiamo scoperto. Infatti, ovviamente c'è roba nuova. Il lupo è un mostro agile dalle zanne aguzze, si vede. È predisposto alla caccia e vive in branchi organizzati secondo una rigida gerarchia. Un tempo viveva a stretto contatto con l'uomo, ma cacciando le sue stesse prede cominciò a essere ostracizzato e trattato come un nemico. Da allora ha iniziato a nutrirsi di carcasse di altri mostri e ciò ha determinato la comparsa di molte varietà in base al tipo e alla natura delle creature divorate. Deserto a est di Dalmasca, ecco, sono le erudizioni del saggio sono le cose che mi interessano di più perché sono a carattere geografico e sociologico. Deserto a est di Rabanastra è compreso nella sconfinata fascia arida della regione di Dalmasca, cioè già abbiamo poco territorio, quel poco territorio non è carino. Qui vivono molti mostri selvatici la cui eliminazione viene spesso commissionata in città. È così che mi guadagno da vivere. Un piccolo villaggio è situato lungo le sponde del Nebra, il fiume, non ci siamo ancora arrivati. Fiume che scorre in mezzo al deserto e che può essere attraversato con un traghetto. Nel villaggio fanno spesso sosta i mercanti in viaggio. Ma è una iena lei. Ottimo cacciatore che con il suo corno e le zanne affilate non lascia scampo alla preda. Esiste anche il capo iena. È quello che dobbiamo far fuori. Perché è una iena. Si nutre sia di piccoli animali che di mostri di grandi dimensioni, si ciba abitualmente anche delle loro carcasse. Il corno sul muso si è evoluto in un'arma affilata come una lama, utile per colpire i nemici più imponenti. Eccolo lì. Attaccando con un balzo agile, localizza istantaneamente la parte vitale della preda e la colpisce.
Povero pomodoro, mi dispiace tanto. Varietà di pomodoro spietato. Avvistato nei pressi di Rabanast, triste per essersi, ma dai, ma pure la storia strappalacrime. Per essersi smarrito in una terra ostile, per essere lontano dai propri compagni, non riesce a sfruttare appieno la propria forza. E noi ci siamo comportati come dei veri bulli nei suoi confronti. Scaccia la malinconia infastidendo viaggiatori e mercanti con i suoi scherzetti. È stato registrato come ricercato da Tomage, quel bastardo conoscente di Van. Mi pentirò amaramente di quello che ho fatto. Lista dei ricercati. Ah, sì. Abbiamo una scheda di quello che dobbiamo far fuori. Sì. Il Texta. Dune di Galtea, deserto ovest di Damasco. Bisogna tornare a Rabanastre e passare dalla porta ovest. Va bene. Lei ha il mapiere? No. Le ho dato dell'uomo, anzi no, le ho dato del Moguri, quindi dovrebbe essere felice. Eccolo il mapiere. Sono un Moguri in viaggio. Con la stagione delle piogge, la pianura dimostra che ci vivono cambiano. L'ho già detto io. Quanto viene? 30. Ma ben volentieri. Bellissima creatura. Mi dispiace, ma ora ho da fare. Se non metto tutto a posto, non posso andare a giocare. La terribile educazione nomade. Vieni dalla città? Questo è un piccolo villaggio. Si vede. Spero che ti troverai bene. Noi siamo qui solo temporaneamente. Con la stagione delle piogge, non sono più qua. Quindi bisogna approfittarne. Perché per alcune ore poi non sono più disponibili. Mashua. Sei venuto a vedere i cristalli? Con questo caldo sarai stanco. Ah, sei qui per l'Heliolite. Nella light fondamentale per la vita del villaggio non si può sprecare. Dimmi. Gin è andato nella pianura, non è tornato. In realtà è lì fermo per motivi poco seri. E in cambio mi danno l'Heliolite, che però dovrò ricaricare anche, eccetera, eccetera. Bisogna raggiungere alcuni luoghi definiti. Penelo? Te vai sempre in giro, What are Penelo, you poi mi doing here? spiegherai, I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good. Is that right? So then you wouldn't mind if I, say, tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Miguel is busy with preparations for the fete up at the palace. Why, I'm free for the whole day. Well, let's get going. Vabbè. Sempre meglio in due che in uno. E non ditemi che mi farete un tutorial sui Gambit. Che mi preparo, mi faccio un tè. Ho visto gente alla pianura sotto. C'è un posto che si chiama Sponda del Cristallo. C'è un piccolo cristallo nero. Ha detto che doveva finire. Va bene, andiamo a salvarlo, a recuperarlo. Sembrava giù di corpo. Non ti preoccupare, cammina. A capo tribù. Salve. La Giza fa molto caldo, ma all'ombra si sta bene. La saggezza popolare di un capo tribù. È incredibile. Brunoa. Per affrontare la pianura bisogna essere ben equipaggiati. La saggezza! Anche per i nostri, così. Non ci posso credere. Va bene. Salviamo stavolta. Un altro blocco perché non sia mai che il registratore mi faccia perdere milioni di ore di materiale. Memory card è troppo piena. Abbiamo bisogno di quella vergine. Oh, ok. Tre pozioni, tre cose di Fenice, ti ringrazio molto Penelo. Se nella squadra ci sono altri membri, eccoci. Puoi avvalerti del loro aiuto e agire in maniera coordinata. Così come scegli le tue azioni, puoi decidere anche quelle da far eseguire agli altri. Io posso anche combattere di testa mia, ma se tu mi dai un ordine, io lo eseguirò. Ok. Cambiare anche il leader. Ma dicono che convenga mantenere Van come leader. È bravo a combattere, l'unica cosa che sa fare. Se ti dà fastidio che io continuo a combattere anche quando tu non lo stai facendo, imposta il mio gambit su off. Così se ne starà buona.
Eccoli qua, sono arrivati. Stavo tanto bene. Non posso più ignorarli. Intanto controllo se c'è qualche altra giara che non si può toccare nel deserto, so che molti di loro sono all'inizio. No, fino ai canali di Garamsite siamo a posto. Ok. Van, avevano detto che Jin è a sud del villaggio, ci siamo quasi. Più o meno so dov'è, non ti preoccupare, ho la mappa. In quell'isolotto in basso, a cavallo tra due ampie zone. Erano impostati Gambit su Penelo. Credo che abbia un unico Gambit, attacca quello che attacco io per primo. Vero? Sono i Gambit. Non mi ha ancora messo l'opzione. Sì che me l'hai messo, vai. Non può essere in diario del clan. No. Beh, se non c'è, sono contento per un po'. Ok, Gambit automatici, siamo salvi ancora per un po'. Bene. Ponticello. I lupi erano bastardi, quei lupi bipedi, ne sta arrivando uno. Sono dei bastardi. Goforso. Come sei potuto nascere? Riusciamo a combatterlo da soli, sì? Bene. Bene. Pensavo peggio in realtà, eh. Abbiamo ottenuto una Geolite, che non so cosa serva. Potrebbe essere uno degli altri oggetti da vendere. Ho rotto una catena, ma non l'avevo neanche incominciata in realtà con solo due mostri consecutivi uccisi. Questo è bastardo, forse. Dicesi schiavo. Anche se non manca il padrone, ma ci sono tutti i segni che questo animale sia stato utilizzato perlomeno come gli elefanti in India. Sembra infatti un mezzo elefante in India che si è riprodotto con un coccodrillo o qualcosa del genere. Non mi fa schifo, però mi incuriosisce molto. Occhio, la dentata può far male. Vabbè, 15 punti esperienza. Conviene farlo fuori. Usiamo una pozione, ne abbiamo un bel po'. Occhio, non farti avvelenare, ti prego. Pelle di serpente, questa varrà qualcosa in negozio. I serpenti sono bastardi, fanno le imboscate, non sai mai quando possono spuntare. In realtà lo sai se bazzichi spesso la zona. Ma dubito che io avrò una memoria tale. Insieme alle iene, agli schiavi e a una specie di robot d'Alibaba con una sciabolona paurosa. Non so se sia al mio livello. Che è il 3. A malapena. Proviamo. Sono un po' troppo vicini tra loro. Lupo Mannaro ha. Non sono convinto. Non sono in coppia. Attenzione. Dio. Pessimo tentativo. Ma certo che stronzo Final Fantasy 12.